Da quando ho conosciuto queste informazioni, le mie abitudini sono cambiate. Dal passare al bere sempre caffè, ho iniziato a sperimentare con tè e infusioni che stanno letteralmente cambiando la mia salute. Ci sono infatti numerosissime piante che hanno poteri medicinali fortissimi. E non è un segreto che, anche tra le popolazioni più longeve al mondo, bere 2 o 3 volte al giorno del tè verde allunga la loro vita. In questo video andiamo a vedere specificatamente quali sono quelle piante e quelle infusioni che possono aiutarti a ridurre e combattere l'infiammazione e a farti passare i dolori così fastidiosi delle articolazioni. Alma Fisio, curare, non trattare. Col passare degli anni, lo sappiamo bene, iniziano i primi acciacchi, i primi dolori e l'artrosi a tutte le articolazioni. Ahimè, purtroppo questo porta a 2 conseguenze negative. La prima è che ci muoviamo molto di meno. E muovendoci poco, riduciamo la nostra aspettativa di vita. La seconda è che spesso combattiamo il dolore e l'artrosi attraverso i farmaci, che sì, a volte possono essere efficaci nel breve termine nel farci passare il dolore, ma a lungo termine possono avere effetti indesiderati nello stomaco, nei reni e in tutto il nostro organismo, oltre a non avere più efficacia nel ridurre il dolore. Per questo anche in medicina si cercano sempre di più alternative naturali che possano avere effetti positivi sull'infiammazione, senza però gli effetti indesiderati e collaterali dei farmaci. E negli ultimi anni di ricerca, numerosissimi studi hanno fatto emergere che ci sono tantissime piante nel tuo arsenale che puoi utilizzare proprio per combattere l'infiammazione. La prima pianta di cui ti voglio parlare è lo zenzero. Zenzero che al suo interno ha più di 50 principi attivi, il principale e famoso dei quali è il gingerolo. Da diversi studi risulta che utilizzare il gingerolo quotidianamente riduce l'infiammazione, il gonfiore nelle articolazioni e fa abbassare anche il dolore. Il suo effetto è così potente che nelle persone che hanno un'artrosi conclamata al ginocchio, lo zenzero abbassa l'infiammazione e il dolore alla pari di un farmaco antinfiammatorio. Con una grossa differenza però, che da una parte il farmaco ha appunto effetti indesiderati, dall'altra lo zenzero l'unico effetto indesiderato che ha è di abbassare anche l'LDL, la pressione sanguigna, e di ridurre il tuo rischio di cancro. Il secondo tipo di pianta o di infusione che puoi fare è l'infusione con il timo. Il timo ha al suo interno delle sostanze che combattono i radicali liberi, evitano l'ossidazione e riducono l'infiammazione articolare. Nello specifico, alcune molecole agiscono proprio sulla cartilagine, riducendo l'infiammazione e stimolando la produzione di collagene, portandoti non solo a benefici sulla pelle, ma anche all'interno delle ossa e nelle articolazioni. La terza pianta, anzi la terza spezia, è una di quelle più utilizzate nella medicina tradizionale cinese antica, i chiodi di garofano. I chiodi sono dei germogli non ancora aperti di un albero particolare che cresce in Indonesia e che hanno un potente effetto antinfiammatorio. Agiscono infatti inibendo l'enzima COX-2, che è proprio alla base della cascata infiammatoria, esattamente come fa l'ibuprofene. Ma oltre a questo, i chiodi di garofano hanno proprietà analgesiche, ovvero riducono o eliminano il dolore. Una cosa sicuramente importantissima proprio in tutte quelle persone che soffrono di dolore cronico. Al quarto posto, una pianta che cresce molto facilmente in tutta Italia, il rosmarino. Rosmarino che infatti ha proprietà eccezionali proprio per combattere infiammazione, ossidazione e anche dolore. Non sono solo leggende, non sono solo credenze popolari, perché da diversi studi prendere del rosmarino tutti i giorni, anche sotto forma di infusione, abbassa i livelli di proteina C reattiva nel sangue, ovvero uno dei marker principali che i medici valutano proprio per capire se sei infiammato oppure no. Al quinto posto, un altro alimento che dovrebbe essere mangiato tutti i giorni, l'aglio. Aglio che è considerato la terza pianta più antiossidante al mondo. Oltre ai suoi effetti antifungini, antimicrobici e anticancerogeni, l'aglio è un potentissimo antinfiammatorio che dovrebbe essere utilizzato più spesso possibile, non solo sotto forma di aglio fresco, mangiando magari per esempio uno spicchio d'aglio tutti i giorni, ma anche sotto forma di aglio in polvere, in cui è più concentrata l'allicina, il suo principio attivo più conosciuto e più efficace. Recentemente in alcuni studi viene utilizzato anche l'aglio sotto forma di creme e pomate da spalmare direttamente sulle articolazioni. Sembra che queste creme possano dare un beneficio nell'abbassare il dolore, ma ci vogliono ancora degli studi più approfonditi per confermare questa efficacia. La stessa pianta è una delle piante conosciute per allungare la vita di chi la mangia frequentemente, il peperoncino.
peperoncino, che è probabilmente la spezia più utilizzata al mondo, perché dall'Italia al Sud America, ma perfino in Cina, viene veramente utilizzata in tutte le loro ricette tradizionali, il peperoncino ha anche un effetto antinfiammatorio e antidolorifico. È difficile effettivamente abituarsi all'inizio, ma le persone che lo mangiano frequentemente non solo poi se ne abituano, ma ne godono anche di tutti i benefici, come dicevamo prima, nell'allungare la vita, ma anche nel combattere le infezioni, l'infiammazione e ridurre la proliferazione e la formazione dei tumori. La settima pianta è la cannella. Cannella speciale perché ha veramente tantissime qualità antinfiammatorie e antiossidanti. Ha un sapore molto particolare, difficile quindi da aggiungere in piatti specifici, ma che può facilmente essere utilizzata proprio all'interno delle bevande, proprio come aggiunta, come per esempio fanno al bar nel caffè o nel cappuccino, ma ancora meglio facendo direttamente un'infusione di cannella, badando bene però a una cosa, che la vera cannella è la cannella Ceylon. Spesso in commercio viene venduta una cannella simile, chiamata cassia, che però purtroppo da alcuni studi è stata associata a un effetto di intossicazione del fegato, quando ovviamente è assimilata in quantità troppo eccessive. Per questo, piuttosto che rischiare, meglio essere prevenuti e prendere quella Ceylon direttamente, evitando la cassia che potrebbe avere questo spiacevole inconveniente. L'ottava pianta, di cui non si può fare un'infusione, ma che dovrebbe essere mangiata tutti i giorni, sono i broccoli e le verdure crucifere. Dai broccoli, infatti, quando li mastichiamo, si forma il sulforafano. Questa è una sostanza così speciale che è direttamente associata alla limitazione e alla soppressione dei tumori e alla riduzione della metastasi degli stessi. Per produrre però il sulforafano dai broccoli c'è bisogno di masticarli, di romperli o di triturarli, perché si produce un enzima speciale che formerà proprio questa molecola così importante. Per questo è necessario o mangiarli crudi, se vuoi direttamente, o tagliarli almeno 30-45 minuti prima di bollirli. Meglio poi farli al vapore per massimo 8-10 minuti, proprio per evitare al massimo la perdita di questa importante molecola, appunto il sulforafano. Allora, una pianta secondo me eccezionale, in cui gli studi ci fanno vedere come anche gli atleti che la consumano hanno un'infiammazione minore e minori tempi di recupero dopo l'attività fisica intensa, è la barbabietola. La barbabietola, che è speciale già solo guardandola, quel colore così intenso e così rosso indica proprio di essere ricchissima in antiossidanti e antinfiammatori. Al suo interno c'è una particolare molecola, la beta-alanina, che è stata proprio associata a una riduzione dell'infiammazione e dell'ossidazione e quindi a un miglioramento della performance sia negli atleti sia negli anziani che l'assimilano tutti i giorni. E per finire, la decima pianta, che si associa spesso allo zenzero, che è la regina delle spezie, il re delle spezie è la curcuma. La curcuma, che è una spezia dorata con cui spesso si fa proprio un'infusione serale per aiutare le persone a dormire. È ad oggi riconosciuta come il più potente antinfiammatorio in natura ed è quindi una spezia, una radice che dovrebbe essere utilizzata tutti i giorni. Diversi studi hanno utilizzato la curcuma proprio per combattere l'infiammazione nelle persone con artrite cronica e i risultati sono stati comparabili a quelli dei farmaci antinfiammatori. Vale quindi la pena prendere e comprare sia la radice fresca e utilizzarla tutti i giorni nell'insalata, nelle verdure o nei nostri minestroni, ma anche, se ti viene più comodo, prenderla già in polvere o in capsule da digerire e mangiare quotidianamente. Con il vantaggio poi che, a parte per i broccoli e barbabietole, tutte queste piante di cui ti ho parlato possono essere fatte attraverso infusione e quindi essere sorseggiate durante la giornata, permettendoci di avere dei livelli antinfiammatori e antiossidanti costanti all'interno del nostro corpo. Ti basterà bollire un po' di acqua nel fornello, inserire un cucchiaio o due chiodi di garofano o uno spicchio d'aglio all'interno di un filtro, lasciare sedimentare e depositare per 10 minuti e poi bere la tua bevanda durante tutta la giornata. Ottima come alternativa al caffè o anche come alternativa all'acqua. Con da una parte la tranquillità che sono tutti alimenti naturali, dall'altra con la certezza che nelle popolazioni in cui il tè è sempre presente nella loro dieta, queste popolazioni vivono più a lungo, indicandoci chiaramente come questi tipi di bevande, come anche il tè verde matcha, sono associati a una maggior longevità e a una miglior salute. Una cosa però, prima di concludere, una cosa molto importante. Gli effetti che hanno queste piante sul nostro organismo sono comparabili ai farmaci. E quindi nessuno si immaginerebbe mai di iniziare a prendere dei farmaci senza prima avvisare il medico, perché molto probabilmente
Prendere queste piante quando stai già prendendo dei farmaci può creare delle interazioni che possono sconvolgere quello che è il tuo organismo e possono alterare alcuni parametri, confondendo il medico che magari ti sta dando dei farmaci specifici e non capisce come mai il tuo organismo reagisce in modo diverso. Per questo, prima di iniziare un regime di cambiamento alimentare, parlane sempre col medico, parlane con un dietologo, parlane con un professionista che ti segui per permetterti di fare una transizione da una situazione in cui prendi tantissimi farmaci e pochissime erbe a una situazione in cui prenderai meno farmaci e più erbe e ti curerai maggiormente in modo naturale. Io finisco andandomi a bere una bella tazza di tè. Per oggi è tutto, ciao e grazie!